tutti. Benvenuti alla serata conclusiva della 50ª edizione della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia. In 12 giorni di festival abbiamo visto 18 film in concorso e 110 nelle varie sezioni parallele. E nonostante le difficoltà, le polemiche, ci pare che qualche critica. Ci pare che questa mostra porti bene i suoi anni, come il suo curatore porta bene i suoi, Gillo Pontecorvo. E allora il primo applauso a Gillo Pontecorvo. Buonasera, grazie Gillo. Vedi, adesso siamo arrivati. Da Venezia, saluti e baci, Francesco Bortolini. Enrico Magrelli. Sono arrivate Lieta Tornabuoni e Natalia Aspesi, due grandi firme del giornalismo italiano, e questo significa che il festival comincia finalmente. Seen a strange woman. No, no, no. I'm just probably just a little drunk. Perrier? Oh, what are you talking about? I had rum cake. Want any cards? One second. Let me see what I can possibly say. Yeah, I'm going to have... Ci sembra anche che sia la prima volta che a presentare questa serata siano due attori. Cosa che ci fa molto piacere, siamo veramente contenti, Sergio ed io, di essere stati chiamati un po' così nel ruolo di cerimonieri, di padroni di casa, per una così bella, importante festa per il cinema. Arrivano in motoscafo ed è subito ressa. Michelle Pfeiffer, Winona Ryder, Daniel Day-Lewis. Cortile Cascino was an old slum in the heart of Palermo. It was where the poorest people lived. People called Cortile Cascino the Well of Death because so many children died there. L'Osella è stata assegnata per la migliore fotografia a Slavomir Izjak per il film Trois couleurs bleues di Kieslowski. Ma. Però, un momento. Ritira il premio Marin Karmitz, che è il produttore. È un film romantico, molto bello, tratto da un romanzo dell'Ottocento, la prima volta che un regista così... Ecco, in questo momento vedete l'immagine tremolante, è caduta la macchina da presa del nostro operatore, che è un gorilla. Gli handicappati hanno bisogno di scuole speciali, non sei d'accordo? All'altro liceo un insegnante speciale che mi traduceva. Non aveva ricevuto fino adesso un massimo riconoscimento da nessun festival, né a Berlino, né a Cannes, e tantomeno a Venezia. Riceve il premio dalle mani del nostro Gillo Pontecorvo, Leone d'Oro del 66 per il film La Battaglia di Algeri. Bisogna andare alla ricerca di tutto quello che c'è anche nelle altre forme e che può essere un lievito per il linguaggio futuro del cinema. No. Tu, Valeria, resta con noi perché devi consegnare un altro premio. Si tratta della seconda Osella d'Argento, che è stata assegnata per la musica a Cheb Khaled per il film Un de Trois Soleils di Bertrand Blier. Diciamo, si sente. Adesso no. Eccolo. Si vuole dire qualcosa? Merci beaucoup. Je suis très content et ça c'est pour mon pays l'Algérie, c'est pour la France qui m'a accueilli et pour la paix au Moyen-Orient. Voilà, c'est tout, merci. Vi ringrazio, voglio dedicare questo premio alla mia patria, all'Algeria, e alla mia patria adottiva, la Francia, e ringraziare tutti per questo magnifico premio, grazie. Grazie. Bravo. Grazie a Valeria Golino. Valeria, da te. E ancora una volta camminavo solo, lungo gli stessi corridoi, attraverso le stesse sale deserte,
sotto le stesse arcate, le stesse gallerie senza finestre, varcando le stesse porte, scegliendo a caso la strada nel dedalo di questi labirinti. Siamo veramente in chiusura. Vorrei far dire solo una parola. Valeria Dobbici è la zia del protagonista e l'altra signora, Anna Bonaiuto, che io non conosco, è la madre. She looks back. That means she's interested. Come on now, give me a little look. A little glance back. Give me that smug look and be on your way. No, no, elezione il più presto possibile, quindi in primavera, appena pronta la legge elettorale, perché guardi, questo Parlamento e anche questo governo sono deboli, non ce la possono fare. Parto Lancieri al trotto, galoppo, a bandierina. Io poi la sbaglio, faccio sempre così, ma rimproverato. Sono con ombre rosse. E l'ho guardato. Il tenente le ha detto, che dice? Che dice, capitano? Che dice? Tra le fondatrici della Lega, tra quelle che ha lavorato di più nella Lega è l'attuale mia compagna, che è, diciamo, proprio siciliana, ma di giù, proprio dalla parte più meridionale della Sicilia, insomma. Tipo? Quindi, tipo Favara. Agrigento. Agrigento, sì, proprio giù di lì. Garantisco che proprio sud. Le è mai capitato di piangere? E se sì, perché? Per chi? Per che cosa? Vedi qua, fammi la gentilezza. Fare sulla domanda perché no, 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 ti faccio. Dov'è Gillo? Fammi solo la gentilezza di stare di qua. Montecorvo. Ma hai fregato? Fammi solo la gentilezza di stare di qua. Vabbè. Allora, meglio l'attore o il Longo? Meglio l'attore o il giurato? Beh, ragazzi, se premio un'attrice come devo premiare adesso, va bene in tutti e due i ruoli. Magnifico. Va bene. Grazie. Va bene. Allora, la Coppa Volpi adesso per la migliore attrice non protagonista è stata assegnata ad Anna Bonaiuto per la sua interpretazione nel film Dove siete? Io sono qui di Liliana Cavani. Just what do you think I've been taking from you? Who are you? And you to break into my house with your angry faces and evil minds. Why do you come here? I knew you would, but why? I held up no stagecoach. I robbed no bank. But you're here again. I know, and I know you know I'm innocent. Yet you stand there in your funeral clothes, like vultures, waiting for another corpse. Why, you miserable, you hypocritical! Allora, la Coppa Volpi per il migliore attore non protagonista è stata assegnata a Marcello Mastroianni per il film On the Trois Soleils di Bertrand Blier. Dai, sono un pochino più di enfasi. Mi sembra tutta la cosa. Dagli la coppa. Grazie signora, ti ho riconosciuto. Grazie alla giuria, grazie a voi tutti. Un ringraziamento anche alla protagonista del mio film, che non è qui, Anouk Granberg, che è stata
No, ma abbiamo lavorato bene assieme. Ecco, buonasera e buon divertimento. Io non so se lei ha la casa a Courmayeur. Io ce l'ho al mio paese, che è un paesino del sud. Non l'ho fatta a casa né a Capri, né a Courmayeur, né a Capalbio, né a Castiglioncello, né altrove. Non so lei dove abbia casa. Io ho una casa modesta, attraverso la famiglia mia, di mia moglie, che ha fatto l'emigrante. Non credo che si abbiano fatti gli emigranti. Non credo proprio. Dopo tanti anni e tanti padroni, non è sempre tutta roba sua lo stesso? Toccare questo bosco sarebbe una malvagità. Anzi, sapete cosa vi dico? Ma costui è pazzo. Sarebbe un delitto. Avete sentito, colonnello? Un delitto. Un individuo così meriterebbe gli arresti. Se leviamo le immagini da Turner, mi fate un piacere, grazie. Gli ospiti sono Fabio Carpi e sì, Luigi Malerba. Malerba è concorrenti come secondo film italiano, che si chiama... Prenda il microfono e ce lo dica. Si chiama La prossima volta il fuoco. Ecco, sì. Titolo pessimista. Di che si tratta? La migliore attrice protagonista è stata assegnata a Juliette Binoche per l'interpretazione di Trois Couleurs Bleues. Ma anche in questo caso ritira il premio Mario Carmes. Plus léger che sono le percussioni. Allora la Coppa Volpi per il migliore attore protagonista è stata assegnata a Fabrizio Bentivoglio per il film Un'anima divisa in due di Silvio Soldini. Guarda, come fate a entrare la zingara? Tu trucchi me. Sono Gaspere, che la trucchina. Zitta tu. Un attimo. Andiamo su, vieni con me per favore. Capisci quello che dico? Vieni con me, anche tu. Non si può stare qua. Avanti, forza. Dove l'hai portato? Dai, non fare storia, andiamo. Andate, dai, su. Dai, dammelo. Se io mi ricordo adesso gli ultimi festival di Cinecittà, quando dicevano premio a Andreotti per quello che ha fatto per il cinema. Mi viene da ridere, a me dice, ma come, che cazzo ha fatto per il cinema? Se c'era uno che era... Che lo odiava. Appunto. Lo calmava addirittura, De Gasperi lo calmava addirittura per il cinema. In Spagna l'hanno ottenuto, in Francia l'hanno ottenuto e noi in Italia vediamo i nostri film in televisione, quando passano in televisione e non ci arriva assolutamente nulla. E la gente invece crede che chissà quali lauti compensi. Ecco appunto. Che gli è successo a Piero? Eh? Che gli è successo? Eh? Che gli è successo? Ma niente. Lo fa come la Borboni, eh? Magari. No, niente, ha fatto, sono sceso dalla macchina per fare pipì in campagna e c'è un buco e sono sparito. È un pipì, è il pipì più caro del mondo per me. Cioè, la cosa non si può legare, ma comunque è caduto mentre faceva pipì, no? No, l'ho tirato fuori e poi... E quando rimanevo solo in attesa del ciak, cioè dell'inizio della lavorazione, di una ripresa, rimanevo solo nel bosco. Mi guardavo intorno con uno strano timore, dicevo, hermano, ma perché ho paura? Perché hanno colpito proprio me? I ladri sono altri, ci sono colleghi che a Sarajevo intascano $1,000 al giorno con finte ricevute. Questo è essere umili, essere sapere che in questo momento più di questo non possiamo offrire. Sotto a chi tocca? A chi tocca? Al premio... speciale, un premio un po' particolare, nuovo, inventato quest'anno. Sì, invitiamo sul palco per consegnarlo Emmanuel Segnelli.
capire. Buonasera, Emanuele. Buonasera. 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 Vieni qui, vieni. Allora, annunciamo subito il premio. Coppa Volpi speciale all'intero cast del film Short Cuts di Robert Altman. Credo che vada prima qualche immagine del film. Robert Altman. Poi lo do a lei, lei lo dà a Mr. Altman e poi lo accompagna fuori di là. Thank you. There can't be any better prize than this for the cast, the entire cast of this film, because after all, in all the films, the cast is what really makes it. And thank you on their behalf very much. Thank you. Credo che non potrebbe essere il premio più bello da ricevere di questo, destinato a premiare l'intero cast di un film, perché tutto sommato il film è tutto lì, nel cast. Grazie. When it comes to you and me, that's the way it's gonna be. If you share my point of view, I'm the woman made for you. When it comes to push or shove, if you're holding out for love. Primo! Primo! Ma che fa? Si ferma? Ho vinto 100 metri! E peccato che la gara fosse di 800 metri! È un sub Kerouac realizzato da un sub Cronenberg. Sorrisi si chiama, è un sorriso anche secondo me strappa vedere queste famose, eccole qua, e questa, eccola qua, appunto Daniela Vergara del TG3, la testa è sua, il corpo no, Paola Sensini, peggio che peggio naturalmente, Paola Sensini, la faccia è sua, il corpo no, tratti da ritratti famosi, da Renoir, a Tiziano, Maria Concetta Mattei del TG2, Maria Luisa Busi del TG1, molto carina, certamente. Carmela la sorella, eccola là, con un altro quadro c'è. Mariolina Sattanino, vabbè. E Tiziana Ferrario, quindi un po'. Vabbè. Marco, dopo un po' che ne hanno detto no, ma quotidiani no. Se vado a recuperare mia moglie dentro, è entrato dentro a dire a Sandra. Quando è uscito di nuovo, che è riuscito poi, oltretutto coglione, è riuscito, sì. Già era dentro, gli ha detto siete scemi, questi sono incazzati alla porta. Hanno detto, non è carabinieri. Ma dove? All'Eccelsior, alla porta, alla provincia dell'Eccelsior. E voi? Quindi niente. Infatti siamo rimasti fuori e poi questo si è incazzato il capo lì del sala. Mi faccio vedere la testa, mi dica chi è lei, suo nome. Marco ha tirato fuori la testa, questo gliela aprì e poi gliela ritiro. Scusate, va bene, non c'è altro per questa edizione, non riusciamo, perdiamo il collegamento con Venezia perché c'è temporale anche a Venezia, ci dispiace per Lello Bersani. E allora il Leone d'Oro della 50ª mostra internazionale di arte cinematografica è stato quest'anno assegnato ex aequo, quindi cominciamo con consegnare il primo Leone, che è stato vinto dal film Trois Couleurs Bleues di Krzysztof Kieślowski. Lo accompagni da dietro. No, Ornella deve rimanere con noi. Ornella, rimani con noi perché no, devi consegnare tu con noi. Anche non il secondo Leone. Non è finita qui. Ci fai compagnia un pochino. Allora, Leone d'Oro della 50ª mostra di Venezia, Short Cuts, Robert Altman. Lo stanno mettendo in mezzo.
Trouble, that's what you do.